Ah, le fai la passerella, almeno c'è qualcuno che la fa. Vuoi rifarla? Grazie. È stata sufficiente. Allora, c'è un poeta recitante che non è potuto venire, ma ci teniamo lo stesso a leggere le poesie. Quindi, anche quando saremo altrove, leggeremo. Fra l'altro c'è anche Valeria Raimondi che è venuta dalla provincia di Brescia e quindi non sei tu la più lontana di Aprilia o della Nuova, insomma. Lei reclutò da Brescia apposta per noi. Quindi pensate che di Casalotti non viene quasi nessuno. Vabbè, adesso chiamo l'attore che è qua da stamattina, Alessandro Galli, a leggere Il Marino Santa Lucia, che alcuni di voi probabilmente conoscono. Un bravo poeta. Ci tenevo particolarmente. Ah, ecco, noi 40 anni fa abbiamo pubblicato i libri di Ara Balle e di Jodorowsky, che ancora nessuno conosce, insomma. Fra le altre traduzioni avevo fatto questa lettera al generale Franco, pensate, che non l'ho tradotta, è rimasta tradotta, ma ogni volta dico la stampiamo, poi dico ma vendiamo 3 copie come degli altri libri, aiutateci a venderne 4 magari. La lettera al generale Franco, letta da, quindi non era Marino Santa Lucia, era il generale Franco adesso, ho sbagliato perché mi ha messo in sbaglio. Si sbaglia. È che a vista al buio di profilo sembrava. Quando parlo ai miei amici della necessità di scriverle una lettera, mi dicono che sono troppo ottimista e che genio e figura fino alla sepoltura. Chi nasce rotondo non muore quadrato. Tutti ritengono che un uomo il quale, come lei, ha governato tanto orrore, sia incapace di voltarsi indietro, di riconoscere i crimini che, nel suo nome, sono stati perpetrati e si continuano a perpetrare. Ogni uomo può essere toccato dalla grazia. E perché non lei che soffre tanto? Lei che tanto dolore ha sparso intorno a sé. Le parlavo di mio padre, di come venne condannato a morte, come tanti altri. Ma ha avuto la fortuna di veder commutata la sua pena dopo 8 mesi di anticamera della morte in quella detentiva di 30 anni e un giorno. Lo sa lei che sul Monte Acio, dove è stato incarcerato, i prigionieri venivano rinchiusi in minuscole gabbie di ferro? Intanto io avevo 4 anni e alla fine della guerra 7. Io solo ero il testimonio infantile di un rogo e di una frenesia di morte che non potevo analizzare e che si incideva nella mia carne, nella mia anima, come un ferro ardente. Tanti bambini, come me, hanno assistito agli stessi spettacoli. Bambini che sognavano con sonagli di dinamite, fucilazione ai bordi della curra. Nella mia memoria permangono ricordi precisi e incancellabili della guerra, della repressione, di timori, di panico, di delazioni, di figli che denunciavano i genitori, di fratelli che combattevano contro i propri fratelli, di fanatismo, di censura, di lettere sempre aperte, di conversazioni guardinghe, di passi timorosi, di fanatismo. Si parlava di soldati col girovita coperto di orecchie di miliziani repubblicani appese alle loro cintole come trofei di guerra. Arrivavano echi deformati del massacro di Bahoz in piena Plaza de Toros, dove il sangue aveva formato torrenti di vita morta, di prigionieri che si sbattevano la testa contro i muri per sfuggire alla tortura grazie alla morte, di donne, di bambini che avevano percorso a piedi 400 chilometri per scampare spaventati all'avanguardia del suo esercito. La vita quotidiana era simboleggiata dal medesimo clima. Nelle chiese le donne devote strisciavano in ginocchio verso l'altare e vi arrivavano con le gambe insanguinate. Nelle processioni donnette fragili trascinavano catene terminanti in grosse sfere d'acciaio che strappavano via la pelle dalle loro caviglie. I suoi
giornali ci raccontavano con dettagli raccapriccianti le atrocità, certo o no, ma portatrici del medesimo trauma dei nostri infantili cervelli, dei rossi. La radio diffondeva la voce di generali del suo esercito, i quali sostenevano che non solo avrebbero liquidato tutti i repubblicani, ma che avrebbero addirittura violentato tutte le loro donne. Perfino le feste erano impregnate di sangue e di morte. Nelle processioni, ai piedi delle effigi della Vergine, per dare l'illusione che queste facessero un costante miracolo, venivano posate delle colombe che non si levavano in volo poiché tale era il potere spirituale della Vergine. In realtà, ai poveri uccelli, venivano conficcati degli spilli negli occhi e tagliati i nervi delle ali, così tremanti e cieche, restavano posate con le zampine contratte ai piedi dell'effigie. Erano i tempi, mai smentiti, in cui i suoi organi di informazione sostenevano che la Vergine aveva coperto col suo mantello miracoloso la traversata dello stretto di Gibilterra da parte dell'esercito ribelle, quando in realtà erano i Junker tedeschi di Hitler che avevano protetto lo sbarco. In questo clima di odio, timore, menzogna, vivemmo i 3 anni del dopoguerra, della guerra, e la vittoria perpetua incrementò i fili spinati che ferivano coi loro coltelli senza echi la solitudine della Spagna. Il giorno in cui la contesa ebbe fine, alcuni centinaia di persone si raggrupparono nelle piazze maggiori di Ciudad Rodrigo, il paese in cui allora vivevo. Ascoltammo in silenzio l'ultimo proclama della guerra. Lei lo lesse. Credo di ricordare con una voce chiara, senza emozione particolare, dichiarò che la guerra era finita, che l'esercito rosso era stato disarmato. Questa lunga notte il futuro si tinge di nero, lasciando sui volti pugni e bugie, mentre il pianto di un bambino fa tremare le carni, le rimescola nel sangue. Con muri e naufraghi nel palmo della mano, il mio lacerato me muore ogni volta. Interi popoli muoiono in silenzio. La guerra non uccide solo il corpo. Pazzia, confusione, caos totale, quiete, ordine, controllo di massa, popoli assoggettati, Mein Kampf, delirio totale, sterminio, distruzione, muri. Le vittime sono lacrime cadute su una terra arida e ghiotta che le manda giù come fosse pioggia.